Me ne sto andando. Dai. Devo andare a fare un appuntamento. Mi Fantastico. Dispiace, sto entrando. Quando ti posso richiamare? Tra un quarto d'ora. Verso le 6:15, va bene? Sì. Per preparare la call delle 6:15, fra un attimo, dimmi solo una cosa: qual è il tuo problema più grande in questo momento quando si tratta di. Il punto è: sì, ti chiamo dopo, ma continuiamo la call. Okay. Capito? Dream. Pronto? Pronto, ciao Valentina, sono Aaron di Deschiro. Non so se ti ricordi, ci eravamo sentiti qualche giorno fa. No, guarda. Ok, guarda, ti rinfresco la memoria. Io mi occupo di migliorare il supporto clienti delle aziende e ho seguito ExxonMobil, AS Roma, Kimbo. Mm-hmm. Di solito faccio 400% in più di efficienza. Mi ricordo che tu però è un'azienda che fa supporto clienti e quindi mi è venuto in mente che sicuramente la nuova idea che mi è venuta ti può aiutare. Ok, però io adesso veramente devo andare a fare un appuntamento con un cliente. Ok, perfetto, allora te la faccio più veloce possibile. Una sola cosa mi serve sapere, il tuo problema più grande in questo momento con supporto clienti, quale può essere? In questo momento non ho proprio il tempo materiale per risponderti, quindi se... Vuoi dire così lungo che ci metti più di un minuto? Esattamente, quindi non ho proprio il tempo. Ok, perfetto, allora facciamo una cosa importante. Tu vuoi ottenere quel risultato che mi avevi accennato, vero? Sì. Ok, perfetto, facciamo così. Se tu non mi sai dire qual è il problema perché magari è troppo complicato, hai un percentuale di risultato che ti piacerebbe? 30%, 50%, 100% in più di efficienza? Guarda, devo veramente scappare perché se perdo pure questo cliente non posso neanche investire. Dici che scappa il cliente se mi dici un 30%, un 20%, un 100%? Un 30%. 30, perfetto. Se io ti potessi far ottenere quel 30, mi dedicheresti 5 minuti domani o dopo? Sì, ma non oggi. Va bene, quando? Domani o dopodomani? Anche settimana prossima. Settimana prossima, ok, prendiamo lunedì o martedì? Martedì. Ok, perfetto, prima o dopo le 11? Però non lo so se ce la faccio a fare in tempo anche gli altri appuntamenti. Vai serena, se devi rimandare mi chiami, ci sentiamo dopo l'orario di lavoro, ti aspetto. Ok. Facciamo allora 11, ti può andare bene? Sì, dai. Ok, perfetto. Un'unica cosa, c'è qualcuno che poi vuoi coinvolgere perché magari è interessato a te a ottenere il risultato, a prendere la decisione? Ma effettivamente il mio collaboratore è meglio che ci sia, però devo pure vedere i suoi di orari. Ok, perfetto, allora facciamo così. Io intanto lo fisso e dopodiché ovviamente tu, c'è oltre al tuo collaboratore c'è qualche altro motivo per cui potrebbe saltare l'appuntamento? E eventuali reschedule. Ok, perfetto. Allora, facciamo così, fammi un favore perché anch'io devo gestire tanti appuntamenti. Se devi schedulare un appuntamento me lo dici, mi chiami subito, ti trovo un orario. Altrimenti rimaniamo per le 11, se il tuo collaboratore non può me lo dici subito, ne troviamo un altro e poi ti mando comunque un link con l'appuntamento per partecipare e se dovesse essere che è un orario che ti viene meglio, cerco di vedere se posso venirti incontro. Ma okay? Se ci aggiornassimo sotto data? Guarda, io ti mando quel giorno il link per l'appuntamento, poi se vuoi cambiare l'orario decidiamo sul momento qual è l'orario migliore, ok? Ok, allora poi ti farò sapere. Beh, insomma, mi hai fatto sapere, no? Se c'è qualcosa che non so, che non puoi o hai deciso che vuoi fare un altro giorno o non vuoi, dimmelo subito così non perdiamo tempo entrambi. Va bene, dai, allora ci rimaniamo per martedì. Dai, ok, perfetto, martedì alle 11 e ci sentiamo, ti mando un messaggio la mattina per ricordartelo. Ok, grazie. Ottimo. Complimenti. Allora, hai creato a un certo punto un muro, quindi mi stai dicendo il modo in cui l'hai detto che non devi essere d'accordo. Ho detto, mi stai dicendo che è talmente grosso che non riesci. Esatto. Ah no, voleva essere una battuta ma non era molto divertente. È un piccolo muro, no? È stato un muro. Faccio la battuta, dico, è talmente grosso il problema che non facciamo in tempo, esatto, a parlarne al telefono. Però sembra tipo che mi metto contro, capito? Tipo con, okay, quel sarcasmo che non è bello, sento attrito. Okay, no, mi ha messo in difficoltà in realtà a cercare di fargli spostare gli appuntamenti, quindi è stato bravo. Io taglierei subito, però questo non so se è corretto, certo, farlo. Taglierei subito, nel senso nel momento in cui lui mi dice devo andare, io fisserei subito, posso richiamarti dopo? In modo che ho tutto il tempo per farlo dopo. Me ne sto andando, vai, perfetto, ti posso richiamare tra un quarto d'ora? Lo facciamo di te, vai, okay. Dimmelo, dimmi questa roba qui, tagliamo direttamente al punto. Devo andare a fare un appuntamento, mi dispiace, sto entrando. Quando ti posso richiamare? Tra un quarto d'ora. Tra un quarto d'ora, quindi verso le 6:15, va bene? Sì. Per preparare la call delle 6:15, fra un attimo, dimmi solo una cosa, qual è il tuo problema più grande in questo momento quando si tratta di... Io comunque avrei allegato, diciamo, per preparare meglio il la punto è sì, ti dopo. Chiamo dopo ma continuiamo la call, okay, capito? Perché tanto dopo non ti risponde, perché adesso ha risposto.
perché adesso ha risposto e poi dopo sì, magari ha risposto perché pensava fosse qualcosa che interessasse, ha detto no, non mi interessa, ti rispondo dopo. Ok. E dopo col cavolo che mi prendi. Perché non hai fatto stretch the gap? Okay, ok, quindi bisogna farlo subito. Esatto. Mi mandi un'email più tardi, mandami un'email che dopo la vedo. Assolutamente, già la sto mandando, guarda, ce l'ho qui sotto. Cosa devo mettere nell'email? Qual è il problema più grande per te in questo momento? Facile. Quindi sto seguendo quello che mi dice lui, ma mi serve un'informazione e quindi è facile che me le dà qui. E se l'obiezione fosse mi hanno già richiamato altre 1000 persone che fanno la tua stessa cosa? Fantastico, perché non le hai ascoltate? Cosa ti dovrei dire per farmi ascoltare? Dopo l'uncino, guarda, non mi interessa, guarda, è una cosa che devo cominciare. Chiaro, guarda, ce lo dicono sempre tutti, Matteo. Perché ancora non sanno quello che gli sto per dire. Ma se ti interessasse, quale sarebbe il problema più grande che vorresti risolvere? Ammesso che fosse qualcosa che ti interessa. Rimarca, guarda, ciccio, non mi interessa. Ok, cosa che ti interessa nella tua attività? Cosa che ti potrebbe interessare per il tuo studio olistico? Se questo non ti interessa, cosa ti interessa? Cosa potrei fare per te? Se io scendessi con 500.000 per te, qui, ti interesserebbe? Ora, non scenderò con 500.000, ma posso fare qualcosa del genere mostrandoti un nuovo sistema che ti permette di risgancio, devo uncinarlo in qualche modo, perché tanto mi è inutile andare avanti con lo script, perché tanto mi sbologna, come lei faceva con lui, la voleva sbolognare, ok? Devi seguire meglio un po' lo script, chiaramente, sì, ancora. Essendo che stavo andando via, ho detto, vabbè, se dico ancora, se ripeto la domanda, riformulo, magari dice, vabbè, ciao, vado. Okay. Quindi ho provato, diciamo, a spostare un po' la modalità. Allora, non so. Prima di partire, senza problemi, dite tutti chi ha aiutato a fare cose come, che è il motivo per cui ti chiamo. Però poi non lo dite nel motivo per cui ti chiamo. Buono comunque Kimbo, tutto il resto che hai utilizzato, chiaramente, perché sono marchi conosciuti, hai utilizzato gente con cui ha collaborato, buono. Guarda, il motivo per cui ti chiamo è perché stiamo selezionando delle aziende proprio come la vostra che fanno supporto clienti per aumentare fino al 400% o l'800% in alcuni casi, che ti mostrerò, non mi ricordo, quello che fate, ok? Bravi comunque,